Parola d'ordine: conoscenza della propria città, degli edifici, di fenomeni atmosferici e sismici che la riguardano. Conoscenza come frutto di esperienza maturata negli anni che ci separano dal sisma. Si chiama CUIM, il progetto finanziato dal programma Restart che ha dato vita ad un centro di ricerca presso il GSSI, un centro di raccolta e gestione di Big Data. Nell'ambito del CUIM, per esempio, stiamo realizzando una rete di monitoraggio ambientale per monitorare la qualità dell'aria, il traffico, la cosiddetta walkability, cioè la capacità, quanto la città si presta ad essere vissuta da un pedone, no? Quanto è camminabile, tradotto dall'inglese. Il centro è capace di progettare e realizzare misure dedicate alla ricostruzione con parametri ambientali ed economici, oltre ad una mappatura e il monitoraggio della città dell'Aquila e della sua area metropolitana e dell'intero cratere. L'utilità è molteplice. Da una parte c'è proprio un'utilità dal punto di vista dell'accountability, cioè di rendere conto da parte delle amministrazioni pubbliche di quello che si sta facendo e è stato fatto per la ricostruzione. Dall'altra, per esempio, il monitoraggio ambientale, non so, faccio un esempio molto, molto semplice. Io sono una persona che ama correre, fa il cosiddetto jogging, e però sono, non so, allergico a un determinato tipo di polline. Con il monitoraggio ambientale dell'area che faremo, la rete che stiamo mettendo in piedi, da questo sito sarà possibile, per esempio, vedere se quel giorno, a quell'ora, posso andare a correre nel parco perché quel determinato polline in primavera magari non c'è. All'Aquila ci sono dei temi particolari, essendo una città in una condizione molto peculiare, no? A 10 anni dal terremoto, nella pienissima fase della ricostruzione, il tema, per esempio, delle polveri sottili, tutti questi palazzi, che, soprattutto nel centro storico, che vengono abbattuti e ricostruiti, palazzi magari degli anni 50-60 in cui ci sono o si sospetta ci siano delle notevoli quantità di amianto, per esempio, vale la pena di monitorare la qualità dell'aria anche da questo punto di vista. Pubblicheremo questo sito web che abbiamo chiamato Open Data L'Aquila, all'interno del quale ci saranno i dati relativi alla ricostruzione, i dati relativi alla sicurezza sismica, i dati che abbiamo preso con i voli di drone. Un'altra applicazione sicuramente è quella dell'osservazione del territorio per quanto riguarda alcuni tipi di abusi, come ad esempio in questo caso abbiamo individuato una discarica abusiva in un'area del centro storico dell'Aquila, oppure abbiamo individuato degli edifici che non sono presenti nella mappa della carta tecnica regionale.